Buonasera, ben ritrovati a Punti di Vista. Comincia oggi una nuova puntata insieme in queste giornate, insomma, dove il tempo ci sta facendo un po' dannare. Ci stiamo avvicinando alla Pasqua, quindi oggi parleremo anche di tradizioni. Nel corso di questa puntata so che vi starete già chiedendo chi è l'ospite di questa sera, ma parleremo anche di progetti. Allora vi presento subito e salutiamo Stefano Aldreghetti. Ciao Patrizia. Chef, ma anche amico di Telecittà, il tuo volto, insomma, abbiamo condotto tante cose Ci insieme. riprenderemo, mi auguro, quanto prima, no? Ce lo auguriamo anche noi, così insomma ti rivedremo presto in video. Come stai intanto? Bene, dai, dai, diciamo bene. Allora, Stefano Aldreghetti è uno chef, insomma anche molto noto nel panorama internazionale e anche però un imprenditore. Io vorrei raccontare un po' la sua storia, perché tu stai per partire assieme anche ad altre persone con un progetto molto importante in terraferma veneziana. Sì, abbiamo creato un progetto che si chiama 099, 099 perché è orientato un po' a colpire tutte le fasce d'età. Questo progetto venne realizzato all'interno di Parco Catene, dove Catene 2000 mi ha dato la possibilità di essere ospitato attraverso il chiosco, quindi avremo una gestione del chiosco all'interno del parco e là abbiamo pensato di fare una fascia di orario ben abbastanza ampia dove andiamo a toccare tutti i problemi del sociale. Ecco, questo è importante perché si tratta di un'area della terraferma veneziana che ha sofferto, insomma, negli ultimi anni. Ma diciamo che c'è una malinformazione su questo. Quando succede qualcosa a Marghera, subito le cronache ne parlano immediatamente. E in realtà non ha una criminalità superiore ad altre città, è una città che ha voglia di vivere. La stessa storia di Catene nasce perché un gruppo di giovanotti avevano voglia di, piuttosto spostarsi nelle città limitrofe, di avere qualcosa all'interno della loro città. E quindi da là nasce l'idea del parco. E quindi negli anni messo a posto, hanno creato delle aspettative, hanno creato concerti, hanno creato musica, hanno creato soprattutto una cosa importante, socializzazione. Ecco, questo è importante perché ovviamente permette di far vivere quest'area a 360 gradi, coinvolgendo sia i giovani che anche le famiglie, perché ci sono dei progetti molto belli anche per i prossimi mesi. Sì, progetti molto belli. In una città che sembra strano, ma una volta che entri nello spirito di Marghera, ti innamori di Marghera. Marghera è molto verde, forse è la città più verde che c'è nell'Interland. Ha una sua storia, è recente, è una città che ha poco più di 100 anni, però ha una sua storia, diciamo, ad esempio la rotonda della Parmigiana è la prima rotonda esistente in Europa. Dalla rotonda della Parmigiana sono nati i sistemi di rotonde delle strade di viabilità un po' in tutta Europa. Quindi ha una sua storia. Ha il suo osservatorio, e pochi lo sanno, ha il Museo della Comunicazione con tutte le radio, e pochi lo sanno. Quindi Marghera viene sempre considerata la sorella più piccola delle città della Grande Venezia. Invece è una città che ha la sua storia. Ha la storia produttiva, ha una storia cantieristica, ha una storia siderurgica, dalla vecchia Breda arrivare alla Fincantieri. È quella che ha costruito le navi più belle del mondo, è quella che ha creato le Vabbè, situazioni più belle del certamente, mondo. senza dubbio, certamente, perché i grandi giganti del mare con le meravigliose navi da crociera, poi non solo, vengono proprio costruite. Spesso infatti vediamo, no? Queste Nelle navi che scafandre. nel cantiere le vediamo magari quando si passa a bordo strada per andare a Venezia, voi invece ce l'avete lì, però Ecco, insomma noi sì. le vediamo anche a pezzi, no? Perché vengono trasportati questi pezzi sulle quattro ruote e ovviamente vediamo queste grosse costruzioni che non sappiamo in che punto della nave vanno collocate, però vediamo queste cose, quindi ci immaginiamo come potrà essere la nave quando tu pensi che un cilindro magari
a dimensioni 10 metri, dice, quello dove lo mettono? Ti fai questa domanda, ma comunque... Senti, tu sei di Marghera, qual è il tuo amore più grande verso questo territorio? Ma devo dire la verità, io, la verità nel senso bella, io sono di Venezia, nato, cresciuto a Venezia, cresciuto in una chiesa, io dico più bella del mondo perché è una chiesa con la sua storia, sono nato in una chiesa della Pietà che era la chiesa di Antonio Vivaldi, quindi... radicato a Venezia con, e ho sempre detto in terraferma io mai. E come sei arrivato a Marghera? Sono arrivato casualmente, oramai Venezia stava abbandonando la sua venezianità e in qualche modo non riconoscevi più nessuno, no? E sono capitato casualmente a Marghera, io non la conoscevo, pensa che quando ho aperto il locale ho dovuto andare a comprare un tom-tom perché non riuscivo ad arrivare nel mio locale. Quindi, e là, camminando in questa piazza, ho trovato il mio vecchio barbiere, quello che mi metteva a posto i frigoriferi a Venezia, e sono trovato tutta gente che conoscevo. Mi sono sentito per un attimo più a Venezia che non a Venezia stessa. E là è scattata sta miccia. Senti, ma tu, insomma, sei, prima ho sbagliato io, ho detto nato a Marghera, invece abbiamo sentito nato a Venezia. Per noi che non siamo veneziani, quando arriviamo nella città lagunare sembra quasi che il tempo si sia fermato. Bisogna dimenticare un po', no? Tutta la frenesia che c'è in una città normale. Sì, Venezia, allora, per chi la vede, entra dentro... a un sogno, a una parte di storia. Per chi la vive invece, la vive in un modo più difficoltoso. Primo perché, ad esempio, mentre, non so, parliamo di Catene, ma non per voler parlare di Catene per forza. Catene è una città dentro la città. Perché dico una città dentro la città? Perché quando tu vai a Catene, trovi ancora il vecchio Casoin. Trovi il macellaio, trovi il fruttivendolo, trovi la tua posta, trovi la tua farmacia. Cioè trovi quei punti di riferimento che una volta esistevano nei quartieri o nei rioni anche della stessa Venezia. Oggi Venezia non è più così. Sempre meno trovi il tuo bar di riferimento, sempre meno trovi il tuo macellaio di fiducia, il tuo salumaio di fiducia. Quindi Venezia sta perdendo quello che è la venezianità. Forse però questo sta succedendo un po' in tutte le città italiane, no? Dove ci sono sempre meno negozi di vicinato, così si chiamano. Sì, però uno che abita a Venezia e che vede che sta sfuggendo la città di mano, a quel punto ti disinnamori di Venezia. Perché? Se vai a prendere un mezzo pubblico, lo trovi spesso intasato, devi camminare su una strada, sono spintoni perché c'è il turismo che sta guardando in alto e non sa neanche cosa guarda. La vedi un po' venduta perché io ho visto delle scene raccapriccianti quando c'è della gente che è in gondola e non stanno guardando i palazzi ma stanno guardando il telefonino. Sei una città più bella del mondo e non guardi i palazzi che ti circondano. Quindi quando tu vedi queste cose dici ma che ci viene a fare a Venezia? Solo per dire sono venuto a Venezia. Allora noi veneziani che abbiamo cercato di difendere questa nostra radice, questa nostra vita, in qualche modo abbiamo un po' buttato l'ascia, no? Come si dice, dietro la schiena, e abbiamo detto vabbè, se questo è il mercato... Cerchiamo di andare noi. Fare qualcos'altro altrove, quindi così tu sei approdato a Marghera. Ma anche perché il veneziano è abituato a questo. Tu sai che, ad esempio, i nobili veneziani sì, avevano la dimora in Venezia, però non la vivevano a Venezia, perché andavano verso la terraferma. Ad esempio, la Riviera del Brenta è pullula di ville fatte dai veneziani, perché era la loro casa di riferimento. E così succedeva nelle isole. Quindi
atavicamente siamo abituati ad andare fuori. Io nel momento in cui ci sono andato mi sono anche innamorato. Senti, ma ti sei mai pentito? Hai mai detto, ma mi piacerebbe ritornare a Venezia? No. No? No, e ti svelo anche un'altra cosa. Mamma ha un posto a Venezia, io non ci vado. Non vado nemmeno a trovarla a Venezia, perché per me diventa difficoltoso. Devi pensare che da bravo veneziano, qualche mese fa, ho preso un mezzo pubblico e convinto che mi portassi a una destinazione, alla fine mi sono trovato a Murano per 2 ore, fermo. Hai sbagliato? Di notte, come hai fatto? Cioè non avevo nemmeno più riconosciuto le linee che mi trasportavano da una parte all'altra. Quindi della hai città. Messo una linea netta. È una difficoltosa. Tu sai, adesso ti faccio una domanda per le cose insomma che si sentono e che si vedono poi anche quando si va a Venezia, perché ristoranti, negozi sono sempre di più gestiti da persone che non sono veneziane e che non sono venete. È vero? Questo è un grande danno. Allora, se noi partiamo dalla storia alimentare di Venezia, Venezia non prevede il pesce, prevede la carne. Infatti ci sono tutte le parti delle frattaglie, il fegato veneziano, il famoso fegato. Pasta con l'oca, i bigoli, eccetera. L'anara, non avremmo noi una tradizione di pesce. Gradualmente è entrato il pesce attraverso le isole. Gradualmente i ristoranti hanno proposto una serie di piatti che non sono quelli e solamente per far mercato. E quindi cos'è che hanno perso? Hanno perso identità e tradizione. Perdendo identità e tradizione, oggi sembra che a Venezia i piatti forti, i piatti della città siano frittura di pesce e spaghetti alle vongole. Qualcuno il nero di seppia perché magari gli arriva il cinese, e non è quello, quindi abbiamo veramente perso le tradizioni. Ecco, quindi ricordiamo i piatti della tradizione veneta, almeno per quel che riguarda insomma la città di Venezia, fegato alla veneziana, cioè noi abbiamo bigoli. Tutti i quinti quarti, quindi allora le merci nobili anticamente nei mercati si andavano a vendere e gli scarti venivano consumati. Ovviamente Venezia era un mercato, Piazza San Marco era il mercato di Venezia, per cui tutte le merci nobili andavano vendute fuori. Cosa che rimaneva? Rimaneva il fegato, perché era molto deperibile, la cipolla serviva per conservarlo, abbiamo la trippa, abbiamo i nervetti, abbiamo la spienza, abbiamo il rumegal, e quelli sarebbero i veri piatti veneziani, che oramai non si fanno più. Non si fanno più, che poi invece quando poi si trovano certi piatti che una volta magari erano, come dici te, dei rimasugli, delle frattaglie, oppure anche i piatti poveri, oggi sono quelli che vengono venduti anche a caro prezzo nei ristoranti. Sì. Uno per tutti è la pasta ai fagioli, piatto poverissimo venduto alle stelle, ma è proprio questo, cioè, abbiamo perso la tradizione, è stata persa sia anche come tradizione locale, ma è stata persa anche come trasmissione delle quando una famiglia spiega al proprio figlio che quello era il piatto che si mangiava. In primi locale da me facciamo ancora dei piatti tipici. Tipo ad esempio che cosa fai? Ma io faccio ancora i nervetti, faccio ancora la polpettina fatta dal lesso e non dalla carne macinata. Faccio l'anatra, faccio il fegato alla veneziana, faccio ancora il sardine saor, anche se sono delle isole, ma comunque poi non faccio solamente la sarda, perché faccio la sarda è nata molto dopo, no? Prima si usavano, pensa, le moiche venivano fatte in saor prima ancora della sarda, e poi abbiamo gli sfoggetti, che sono delle soglioline abbastanza piccole, questa dimensione qua, e si facevano, perché nessuno li mangiava, troppo laboriosi, troppo spinosi, troppo sottili, quindi non avevano polpa, e venivano rigenerati e tenuti in saor. Allora Stefano, ci dobbiamo fermare per un attimo di pubblicità, mi raccomando rimanete con noi un minutino solo, a tra pochissimo. Mm.
Benvenuti nel mondo della Digital Acceleration. La trasformazione digitale è buona pratica. L'accelerazione digitale è meglio. La tecnologia sta portando opportunità illimitate alle aziende. Questo processo si sta sviluppando sempre più velocemente e l'unico modo per competere è accelerare. Più velocemente vai, più opportunità potrai cogliere. Noi di Making Science aiutiamo i nostri clienti a muoversi più velocemente e a continuare ad accelerare per far sì che possano sfruttare le opportunità digitali. Questa è la nostra missione. Ancora ben trovati a Punti di Vista. Questa sera siamo in compagnia di Stefano Aldreghetti, chef e imprenditore. Avete sentito, imprenditore, perché insomma ha delle attività sue, ma sta partendo anche con un progetto molto importante sul territorio di Marghera. Stiamo raccontando un po' i piatti tipici del Veneto. Però io dopo voglio fare un excursus anche nei piatti pasquali, visto che siamo a ridosso. E poi lo facciamo alla fine. Va bene. Senti, parliamo un po', torniamo sull'argomento di questo parco a Marghera. Hai detto ci saranno tanti appuntamenti con il sociale. Che cosa vuol dire? Allora, noi siamo partiti a creare questo progetto 099, fascia d'età molto estesa, dove proviamo a far diventare il parco punto di riferimento della città stessa e delle zone limitrofe. A differenza degli altri anni, dove c'era un plateatico un po' più vasto ma unico, noi abbiamo diviso quattro aree. Queste quattro aree, ognuna ha una sua identità ben precisa. Il Parco Catene parte nella parte dei chioschi con l'inizio di un progetto. Il primo progetto è che ci sarà un famoso artista che verrà a creare la traccia nel bulbo dei chioschi, quindi vuol dire il primo metro sopra rimarrà bianco ovviamente e sotto verrà disegnato, ma da chi? L'artista ne crea la traccia, il rimanente devono farlo i cittadini. Bellissimo. Lo faranno i bambini, noi siamo molto legati al sociale, per cui verranno i ragazzi di Casa Nazareth, verranno altri ragazzi, dovranno disegnare il loro chiosco. Quindi tutta la parte bassa sarà la prima loro impronta. Poi un'altra area che noi abbiamo stabilito sarà l'area ludica. Abbiamo creato quest'area che ancora dobbiamo provarli i tavolini perché piove, quindi non riusciamo a... Però insomma nella carta abbiamo stabilito questo progetto e l'abbiamo chiamato Cava e Metti, Metti e Cava. A Venezia vuol dire cava, cioè metti qualcosa e togli qualcosa. Togli e metti. Allora se uno ha un gioco vecchio a casa che non usa più lo può mettere a disposizione degli altri. Se ce n'è uno che ti piace lo puoi portare via, perché è una cosa che si gestisce la gente. Nello spazio dei tavolini si può giocare con i giochi che trovano. Quindi speriamo arrivi una tombola, un gioco dell'oca, uno scacco, una tria, un backgammon. E quindi vuole essere un punto di riferimento così ludico, dove la gente di pomeriggio può venire a giocarla. Senti, mi sorge spontanea una domanda, perché quello che state facendo è molto importante per gli altri. Com'è la vostra collaborazione con l'amministrazione comunale? L'amministrazione comunale è splendida, ci sta appoggiando a mille su questo. Perché finalmente abbiamo dato un carattere. Cioè per molti anni si è visto il parco da usare solamente con il calcio, con tante cose, passeggiate, qualche concerto. Quest'anno invece la svolta è quello di creare una spina dorsale al parco stesso, in modo che qualsiasi arrivi trova un qualcosa, cioè se non sta bene un'area sta bene un'altra. Ad esempio una cosa che stiamo facendo è quella di unire anziani e giovani, creare una squadra, quindi noi l'abbiamo chiamata i giochi perduti, no? Perché nel tempo riusciremo a creare queste squadre
composta da un anziano e un giovane. Perché? Perché il giovane dovrà insegnare a usare il telefonino all'anziano. E io, quindi nonni, nonni nipoti, papà e figli, però loro devono trasmettere ai figli quello che erano i loro giochi, quindi il campanon, la mosca cieca, la ghè, peraltro. Bello, bello, molto bello. Tutti al di fuori di Masepindolo, perché Masepindolo diventa pericoloso. Però così ci sarà questo scambio di giochi che dopo alla fine finiranno in una gara. Abbiamo pensato ai bambini, ad esempio con Karaoke Kid, riservato nel pomeriggio solamente per i bambini, quindi queste nuove voci che oramai vediamo che è una cosa che i bambini apprezzano molto e soprattutto cantano canzoni vecchie, non cantano canzoni nuove, quindi vuole essere un modo per interagire con due fasce d'età ben distinte. Poi abbiamo una piccola area fitness che metteremo a disposizione un personal trainer una volta a settimana che insegni quello che può essere un percorso. Quindi veramente un coinvolgimento dei cittadini insomma molto, molto ampio e variegato. Senti, diamo anche delle date, quando ci sarà l'apertura ufficiale? Allora, ufficiale il parco sarà pronto il 25 di aprile e partirà subito con la festa di primavera che parte in realtà dal 6 aprile fino al 12 maggio. E la festa di primavera ci saranno le giostre, ci saranno dei momenti molto simpatici e il 25 aprile il concerto di Sir Oliver Scardi, quindi imperdibile. Grande. Lui è uno dei protagonisti di Marghera. Magari molti pochi sanno che Marghera ha tanti personaggi, ad esempio un campione mondiale del calcio, Ivano Bordon, è di Marghera, molto vicino al mio locale, tra altre cose. In questo parco poi abbiamo creato una... tu sai che io abbiamo fatto qua anche la trasmissione. Sì, abbiamo fatto la violenza sulla donna, sì, sì. E un'area l'abbiamo pensata e studiata mettendo i divani rossi. Sarà un punto rosso all'interno del parco. L'area si chiamerà 1522. Che è il numero di emergenza per chiedere aiuto per le donne sottoposte a violenza. Esatto, e quello vuole essere piano piano, sarà una goccia nell'oceano, però vuole essere un punto di riferimento. Perché tante voci comunque formano un mare, quindi insomma a nome delle donne io dico sempre grazie, perché c'è bisogno di parlarne sempre, di porre l'attenzione, di entrare in una nuova mentalità che riesca a bloccare. Sì, ma noi abbiamo fatto un pensiero. Tu sai che me ne occupo da tanto e ho fatto delle valutazioni importanti su questo campo. E sì, è vero, la solidarietà donna-donna è forse l'inizio di una chiave di un percorso, però la donna tende a non parlare con l'altra donna. Quando è che si parla di violenza? Spesso la si parla negli uomini. Sono gli uomini che al bar magari si raccontano e parlano. Se riusciamo a coinvolgere gli uomini all'interno di questa area 1522 c'è un'attenzione diversa, perché non parliamo solo della donna che si deve proteggere, ma anche dell'uomo che deve andare a proteggere la donna. Quindi credo che faremo un bel connubio su questa cosa qua. Vuole essere anche un punto di riferimento, se qualcuno ha un problema può venire da noi, noi informeremo tutto lo staff di chi chiamare. Quindi anche un valido supporto effettivamente in grado di dare aiuto, anche perché poi uno dei problemi principali che abbiamo riscontrato facendo queste trasmissioni è che quando la donna vive queste situazioni che sono terribili, purtroppo non ha il coraggio di denunciare, non ha il coraggio di parlare, quindi continua a vivere in questa prigione fatta di dolore e di sofferenze. Noi stiamo elaborando un manifestino che metteremo a disposizione all'interno dell'area e
tu sai che non sempre tutto si può dire, ma si può gesticolare. A volte persone in difficoltà attraverso dei segnali possono comunicare che stanno vivendo un momento di difficoltà. E quindi insegneremo quali sono i segnali, lo insegnerò io, lo insegneranno operatori dove faremo degli incontri specifici. E quindi se stanno camminando con il proprio uomo che magari crea violenza, attraverso una gesticolazione può far capire agli altri che è in difficoltà e quindi poter intervenire. Un'altra cosa che abbiamo fatto, secondo me sempre all'interno di questo contesto, a fiore all'occhiello, abbiamo chiamato un responsabile insomma, di auto, l'abbiamo chiamato taxi amico. Mm. Taxi amico vuol dire che uno viene al chiosco, se chiede aiuto perché e questo la porta a casa, quindi una persona fidatissima che la porta a casa. Utilizzeremo questo servizio anche quando ci sarà, uno beve un po' di più e avrà una difficoltà nel ritornare a casa. Abbiamo creato questa linea di taxi amico. E quindi uno che si rivolge al chiosco avrà tutta una serie di servizi. Quindi diciamo anche delle idee innovative per contribuire al bene del territorio. Senti, parliamo anche della squadra, perché oggi dovevi venire anche in compagnia con il presidente di Catena 2000, Alessio Lucchesi. Che salutiamo, ti aspettiamo. E però parlare di squadra dovremmo stare 3 giorni qua, perché la squadra, tutte le persone che abbiamo sono coinvolte in questo progetto, sono tantissime. Allora io direi che siamo più di 250. Caspita! Perché? Perché c'è il gruppo di Catene che sinergicamente lavora, ma ci sono anche chi fa la guardia, chi pulisce il gruppo operativo di chi il campo. Cioè. Poi all'interno avremo anche delle scuole che collaborano con noi, quindi avremo non siamo in grado di fare i centri estivi, però abbiamo degli operatori che magari al mattino possono venire, quindi c'è tutto questo, ci sono i ballerini che insegnano a ballare, c'è tutto un programma che sta correndo, quindi globalmente è una ricchezza perché chi si esibisce, ma chi anche sta all'interno del parco. Una cosa che ci siamo preoccupati fin da subito è che un parco pulito è un parco per tutti. Abbiamo fatto anche una scelta ecologica, ad esempio sui gelati, perché la carta sia ecologica, quindi eventualmente se va in qualche parte possa subire la biodegradabilità. Tutti i piatti saranno biodegradabili, abbiamo studiato intanto nella carta come mettere cestini di rifiuti, porta sigarette. Quindi anche una grande attenzione all'ambiente che in questo periodo insomma, è fondamentale. Sì, perché il parco è di tutti, quindi tutti devono entrare. Noi ci auguriamo che entrino e lo lasciano in buone condizioni, ma qualora non fosse, il parco è di tutti, quindi sarà la nostra premura a creare quell'atmosfera di piacevolezza di dover venire in parco. Allora ricordiamo dove si trova il parco e poi ci salutiamo. Allora Marghera? Marghera è praticamente in via Trieste, a Catene, zona Catene, al confine tra Chirignago e Marghera, e dove hanno appena inaugurato la ciclabile. Si può arrivare in tutti i modi, quindi io credo appuntamento a Catene su questo grande progetto 099. Io ringrazio Stefano Aldreghetti, avrei voluto chiederti, farti un po' di domande sulla cucina pasquale, ma ahimè non c'è più tempo, però insomma sicuramente abbiamo in calendario anche delle altre puntate, quindi ci verrà a trovare, parleremo di altri piatti. Io ti ringrazio tantissimo. Ciao, grazie Patrizia dello spazio. Grazie a tutti voi, naturalmente l'appuntamento è sempre qui a Punti di Vista, domani sera.